Londinium è cresciuta notevolmente, ma la minaccia delle tribù britanniche è ancora latente. Il Senato ti ordina di occuparti dell'espansione della città e di stare in guardia nel caso di possibili attacchi. Fai in modo che Londinium cresca e raggiunga i 150 abitanti. Il numero di malati non può superare i 10 cittadini. Ok, allora. Vediamo un po'. Eccala. No, non devo cliccare questo. Ok. Ci attaccano sempre qui, ci attaccano. Vabbè, però stavolta il... le sentinelle dovrebbero essere sì un che vita. Pelo più efficace. Cos'altro si può desiderare? Manco ho detto, va. No, 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 in effetti ce la stiamo facendo, va. Ce la stiamo facendo, dai. Qua sono morte, qua ce ne sono ancora tre. Dai, siete solo contro degli arcieri, dai, potrete batterli. Sono solo arcieri. Ehi, ha voglia. Mamma mia, la potenza del mio esercito non ha eguali. Non ha eguali. Vivere ragazzi. In questa città è meraviglioso. Ce n'è uno, perché non muori? Oh, mamma mia. La potenza proprio, raga. La potenza. Ma d'altronde si sa che i romani sono stati dei grandi conquistatori. I più grandi conquistatori, a parer mio ovviamente, del più grande di tutti gli imperi. Cioè, non più grande nel senso il più vasto, ma più grande nel senso più figo. Ecco, diciamolo così. Più figo, sì ragazzi, molto più figo. Allora, vediamo un po' cosa devo fare. Ah sì, fare altre abitazioni. Allora, compriamo schiavi che servono sempre. Allora, facciamo... facciamo questa tattica qui. Allora, mettiamo... Uno... Due... Tre... Quattro... Ok, bastano così. Allora, tu a che cosa arrivi? Qui ci arrivi, perfetto. Qui ci arrivi, no? Ok, la posso fare. Prendiamo un altro ulivetto. Sì, ulivetto e rocchetta. Pulita da un'altra bella fuori. Facciamo qui. Perfettissimo. Posizioniamo un altro coso qui. Un'altra cosa qui. Wow! Abbiamo raggiunto le 100 unità, ragazzi. Yeah, yeah. Quindi abbiamo preso anche qui un altro bel ulivetto. Ulivetto. Dove posso posizionare la baracca? Qua, perfetto. Quindi dovrebbe arrivarci tutto quanto. Vediamo un po'. La taverna arriva fino a questa casa qui e mi sta benissimo. Questa taverna arriva fino a questa casa qui e mi sta benissimo. Questa casa ci arriva, la taverna. Sì. Ha voglia che ci arriva. Qualche lavoro per maschi. Ecco, il problema è che poi qui ho paura che nella prossima missione di Londinium ci sia da mettere queste tre. Questi due, cioè le terme e i teatri. E c'ho una mezza paura da metterli. Dicevo, comunque. Abbiamo quante? 105. 105, quindi abbiamo 100, vabbè, 106, quindi 108, 110, mancano qua 20 abitazioni dovremmo fare all'incirca. Ok, iniziamo già a farle, dai. Allora facciamo 1, 2, facciamo 3, facciamo 4, facciamole anche vicino agli zingari, 5, 6. Allora, non so se a questi gli arriva la roba di base. Comunque, noi gli mettiamo sta roba qui. Qui sono vicini a proposito all'acqua, perché non me lo ricordo. Non mi sembra che qui siano vicini all'acqua, eh. Vediamo un po'. No, in effetti no. La fontana di Nettuno posso piazzarla? No. Questo è il dilemma. Se verifichiamo sì se che è un buon odore. L'acqua qui ci arriva. No, quindi questi qua devo cancellarli, perché l'acqua non ci arriva. Se facessi... Ecco, ecco, aspetta, aspetta, aspetta. Oh, no, 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 l'acqua ci arriva. No, non devo cancellarvi, no. Ho fatto una cazzata. Non devo cancellarvi. Merda. Allora, rifacciamolo qui. E qui. Oh, sì, signori. Vediamo un po', la taverna ci arriva. E quindi automaticamente anche il cibo. Gli indumenti ci arrivano.
ecco qua. Dall'altro lato. Sono solo 15, cosa vogliono fare? Le mie sentinelle vi distruggeranno. Qua. Merde proprio. Che succede? Carenza di lavoratori? What the fuck? Perché c'è solo un lavoratore? No, no, tu non hai capito una sega. Tu devi andare alle miniere. I maschi devono andare alle miniere. Non devono andare al mercato. Scusa, eh. Sei un cuglio. Scusavo. Dicevo, comunque, siamo un bel po'. Non sta andando affatto male. Dai, su. Spero che non tornino quei delinquenti di ieri sera. Se tornano, cazzi tua. Metti l'allarme antifurto. mancano ancora un po' di abitazioni, mi dicono. Quanto siamo? 120, mancano solo 30 abitanti, quindi altre 15 abitazioni. Vai così. Aspetta, mettiamo anche l'altare qui perché non guasta mai. Opla, un bel altarino. Quindi, siamo a 120. Quindi mancano... abbiamo detto 30 persone, quindi 15 abitazioni. Andiamo a fare un'altra colonia da un'altra parte. Quindi, qua è tutto fare un colonia, praticamente. Allora. Oh, ciao Sassi di Stonehenge. È stato un piacere fare affari con voi. Se poi non ho fatto un cazzo, dettagli. Opla, perfetto, allora piazziamo qui la solita cosa. E dove sei? Eccoti qua. Bam. Perfetto. Allora, creiamo sempre le solite cose. Facciamo questo. Facciamo questo. E facciamo le case, quindi siamo a 1, siamo a 2, siamo a 1 e siamo a 2. Due donne disoccupate, ne facciamo un'altra così abbiamo la nostra storia. Però poi abbiamo un uomo disoccupato. Lo mettiamo qui alla taverna. Opla. Però poi abbiamo un posto libero, quindi ci mettiamo un altro uomo. Così abbiamo però una donna che è disoccupata. Quindi se facciamo poi un altro 1-2, la mettiamo. No, al vino l'ho già messo. La mettiamo qui all'uliveto. Però rimangono due uomini disoccupati. Due uomini disoccupati possono vedere il tempio. Tac! Questa sì che si chiama organizzazione, ragazzi. Io devo studiare ingegneria, devo studiare urbanistica. Mica ingegneria informatica, urbanistica. Devo studiare. Vabbè. Dai, a sto punto dovrei farcela. Sì, dovrei farcela in teoria. Vediamo un po'. Schiavi c'hanno il lavoro, scusate, adesso ve ne compro di assistenti. Ah, ecco. C'è da piazzare questo. E offline. Vediamo un po'. Vediamo di acquistare subito altri schiavi perché gli schiavi servono. Non sono mai abbastanza gli schiavi. Manca poco, dai. Mancano pochi cittadini ancora. Ma quanto manca? Dai, manca poco. Non dovrebbero esserci grossi in problemi. In questo magazzino si accumula il lavoro. Eccolo qua. Questo lo piazziamo qui. Acquistiamo altri 10 schiavi. Così da poterli mettere magari qui e completare l'opera. Madonna, qua c'è un via vai di schiavi, raga. Il pane è sempre poco. Porco due. Aspetta, perché ho chiuso la finestra economia? Non dovevo chiuderla. Ci sono pochi mattoni. Strano. Allora, gli insaccati sono sempre di più. Il pane è sempre in numero inferiore.
Che succede? Mancanza di altari. Dove? Di qui. Torno a casa senza perdere tempo. Vaffanculo. Credo che chiederò un'altra forma di pane. No, donne, via. Non ho proprio voglia di lavorare. Donna, via. Ok, siamo relativamente a posto adesso. Ah, non dimentichiamoci di mettere la donazione d'oro per soddisfare le richieste, perché sennò siamo nei cazzi. Qui l'avevo messa. No, ecco, non l'ho messa nei templi, adesso me lo devo ricordare. Allora, qui. Dov'è? Ho quella già messa. Manca qui, perfetto. Direi che manca poco. Quanto stiamo? 138 cittadini. Siamo a 138 cittadini, quindi mancano 12, quindi 6 case dobbiamo ancora fare. Quindi a sto punto direi di farle, tanto non gli diamo lavori, ma basta semplicemente farle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Molto bene ragazzi, ce l'abbiamo praticamente ormai fatta, possiamo già festeggiare la vittoria, tanto so già di aver vinto e venduto. Sento di aver vinto alla stragrande. Basta solo aspettare che ora i miei adepti costruiscono tutto. Tanto qui c'hanno il coso vicino. C'hanno. Forse la sartoria, no? No, invece sì. Dai, facciamogli anche un tempio, perché non si sa mai. È sempre meglio farlo, perché qui in zona non lo vedo un tempio. Facciamolo vicino agli Zingara. A noi manca poco. Adesso siamo 141. Adesso costruite queste case subito. Tanto vediamo quanto sto. Se non mi si incanta il cellulare. Vediamo se questa giornata. Vediamo se questa giornata va bene. Ma dovrebbe mancare praticamente niente ormai. 146. Siamo a 146, eh. 148. Manca una sola casa e abbiamo finito. E calla. Finiamo la missione e arrivano i barbari. Perfetto. Però non c'è problema, perché comunque sia abbiamo fatto la missione. Dai. Ah no, eccola. Molto bene ragazzi, quindi questa 16ª missione di Imperium Civitas è finita qui. Spero che vi sia piaciuta. In tal caso vi invito a lasciare un bel mi piace e anche un bel commentino. Se non vi è piaciuta, pazienza, non posso piacere a tutti. Un saluto a tutti e... Vamos vera!